Ragazze, nuovo arrivo, anzi nuovo video, nuovo. Allora, oggi vi mostro un arrivo di ieri. Questo arrivo di ieri riguarda i capelli ed è una collaborazione che è un po' inaspettata, di cui io però sono molto contenta. Allora, quello di cui vi parlerò oggi è questa. Allora, la spazzola termica. In questo caso dell'A Plus, queste sono le istruzioni che arrivano. Ora vi mostro tutto quello che arriva ed è una piastra. Io la definisco piastra perché a differenza di tante altre spazzole termiche, di quelle, cioè voi avete visto per esempio sul mio canale quella rosa. Ok, quindi che non ha nulla, veramente nulla a che fare con questa, perché questa è di una professionalità e di una qualità eccellente. E quindi più che una spazzola è proprio una vera e propria piastra. Io ieri sera l'ho usata, ho fatto un po' di prove per cercare di capire come funzionasse e devo dire la verità è buonissima. Allora, questa è lo scatolo. Arriva lo scatolo. Nello scatolo è presente la spazzola. Ve la mostro. Eccola qui. Digitale. C'è ancora la carta e tutto. Eccola qua con i dentini che sarebbero questi dentini qui che diventano caldi, che quindi poi passando sui capelli ve li stirano. Poi arriva i mollettoni. Questi qui per fare le varie ciocche, prendere le varie ciocche e quindi poi riuscire a stirarvi proprio nel modo eccellente i capelli. Poi arriva il guanto termico, così che voi non vi potete bruciare. E poi la custode. Io l'ho lasciata nello scatolo per fare il video. Poi ovviamente la metterò nella custode perché è molto più comoda. Eccola qua, di velluto. Infilate dentro anche per poterla portare, vi faccio vedere come va. È molto molto più comoda. Eccola qua. Custodia perfetta. Allora, questa spazzola, voi sapete, io ho i capelli ingestibili, ho fatto un video con i miei capelli ricci, quindi si vedeva che ce li avevo un po' così, perché sono comunque un po' crespi. Questa spazzola, è una di quelle spazzole che stira a primo colpo. Cioè, io tipo ieri ho fatto sono arrivata già pettinata e sistemata. La differenza con le altre che mi ha colpito a primo impatto è stato il fatto che la struttura non si surriscaldi, questa struttura qua. Ieri, allora, la piastra è semplice da utilizzare, c'è un pulsante qua, ora l'attacchiamo, che vi dà un minimo di 45 gradi e un massimo di 230 gradi. Voi la impostate per esempio a 180 gradi e in circa 2 minuti arrivi a calore. Ieri, quando poi è arrivata al calore che io avevo impostato, sentivo comunque questa struttura fredda. Ho detto, ma ho sbagliato a pigiare qualche bottone, quindi ho detto non si riscalda. Poi, quando ho passato ovviamente i dentini, quindi la spazzola nei capelli, sentivo comunque il calore sui capelli, che è ovviamente il calore dato dalla stiratura del capello. Quindi, prima cosa fondamentale di questa spazzola è che la struttura non si surriscalda. Invece, con quell'altra che io vi ho mostrato, per questo poi non sempre la utilizzo, la struttura diventa rovente e quindi poi ho sempre paura che possa scoppiare. In più questo ha un timer di 60 minuti che se voi non la utilizzate per 60 minuti si spegne in automatico, quindi senza pigiare, senza dover programmare, quindi il pulsante serve solo per l'accensione e spegnimento. Andata, diciamo, aumento e diminuzione del calore, e ovviamente poi c'è il blocco, di modo che voi, anche se mettete le mani per esempio sui pulsanti, il calore non sale e scende mentre voi stirate i capelli. Ovviamente è un prodotto comunque, diciamo, a norma, quindi problemi non ne dà, quindi diciamo non c'è problema per esempio che possa scoppiare, perché molte volte il problema diciamo degli elettrodomestici non a norma è che magari surriscaldandosi o okay, che possano esplodere. Un secondo è che attacco alla presa di corrente, così ve la faccio vedere nella utilizzo. Ecco qua. Allora, togliamo la plastica e vi faccio subito vedere. Allora, questo qua è il pulsantino. Ecco qua, si è acceso.
Partiamo da 43 gradi. Per esempio, la impostiamo a voglio impostare a 185, per esempio. Ecco qua. Voi vedete dal LED qui che i numerini stanno salendo. Si vede? Sì. 159, 139, fino a che non arriva a 185. Allora, quindi questo è per andare in avanti, quindi aumentare il calore. Questo è per diminuire il calore. In più, se voi pigiate, allora, una volta arrivato al calore, la piastra ha un blocco, ossia si bloccano i pulsanti, di modo che voi, andando avanti e indietro, oppure mettendoci le mani sopra, il calore non aumenti e non diminuisca. Allora voi, per sbloccare, perché poi esce blocco, anzi il lucchettino che vi dice che è bloccato, pigiate due volte su questa, tac tac, e si toglie il blocco. Quindi voi, magari se volete aumentare la temperatura o diminuirla, ecco qua, siamo arrivati. Siamo arrivati, non so se si vede, a 182, no, 185, perdono, perché lo sto guardando al contrario. Poi, stirare è semplice, l'ho stirato già ieri. Allora, prendete una ciocca piccolissima, ovviamente non fate tante ciocche grandi perché comunque, e poi passate come se fosse una spazzola normale, così potete passarla così per dare volume. Io tipo ieri sera l'ho passata qua sotto così per dare volume, ecco, alla testa, perché ovviamente poi dopo un po' i capelli si appendono. Ecco qua, vedete com'è semplice? Potete anche passarvi così, come se vi volesse pettinare. I capelli comunque rimangono belli stirati, lucidi, se vedete sono lucidi. Soprattutto a volte quando si usa la piastra, voi vedete che esce il calore dai capelli, perché magari la piastra è troppo forte. Con questo non accade, ovviamente, diciamo, stira perfettamente, quindi non rovina neanche i capelli. Allora, se voi la volete acquistare, la piastra è disponibile. Vabbè, poi per lo spegnimento, scusatemi se cambio discorso, ovviamente si pigia qua. Allora, togliamo il blocco, si pigia e si spegne ed è finito, quindi poi si fa raffreddare. Allora, questa piastra la potete trovare su Amazon ad un prezzo di 39,90 euro. Non pagate le spese di spedizione, perché se non sbaglio l'azienda con acquisti superiori a 29 euro non vi fa pagare le spese di spedizione, però vi posso dire che oltre alle istruzioni, queste qua, me ne arriva un'altra via email, infatti a me ieri sera è arrivata, dove vi dice utilizzare, cioè diciamo modi per poter utilizzare al meglio la piastra. Allora vi dice, per esempio, la piastra va utilizzata a capelli asciutti, ovviamente, perché così vi stira meglio e quindi vengono belli lucidi e stirati. Utilizzate, se magari avete problemi capelli secchi, fragili o che, un termoprotettore. Ovviamente la manutenzione, la pulizia della piastra, tipo lasciate che si raffreddi prima di posarla, per esempio pulitela sempre bene dalla polvere, più che altro perché la polvere che può rovinare la piastra. Quindi diciamo vi arriva questa email con tutte queste spiegazioni, quindi l'azienda è veramente un'azienda seria, la piastra è veramente una piastra seria, non è una cosa farlocca, chiamiamola così, quindi diciamola in questo modo. E devo dire la verità, io mi sono trovata molto bene, sinceramente sono stata molto contenta di questa collaborazione, perché comunque sono stata contattata e tutto quanto, però devo dire la verità, la piastra mi ha soddisfatto. Ovviamente oltre a me l'ha utilizzata mia sorella, che ha i capelli tipo lunghi fin qui e in una sola passata già erano lisci, tenendo presente che qui comunque è una zona di mare, sapete che comunque c'è l'umidità, quindi a quest'ora io mi sarei dovuta ritrovare con un cespuglio in testa, invece comunque me li trovo belli lisci, sistemati e in ordine, quindi significa che il prodotto ne vale veramente la pena. Quindi anche se costa magari un po' di più, ma in realtà non è molto di più, però rispetto a quello che si può vedere in giro per
perché comunque poi ci sono tante offerte a prezzi veramente bassissimi. Ragazzi, io vi consiglio invece di guardare la qualità, quindi spendete un po' di più, però la qualità è indiscutibile, quindi diciamo proprio forse una delle migliori piastre che io abbia mai provato, perché comunque voi avete visto anche negli altri video che io ho tante piastre, perché comunque i capelli che vanno per fatti loro, quindi è l'unico modo per poterli gestire. Quindi questa è una di quelle eccellenti. Ovviamente sotto il video troverete tutti i link, link di Amazon, ovviamente i miei link dei miei social, quindi troverete tutto quello che vi può servire, quindi se la volete acquistare, se volete guardare, se volete parlare con il venditore, quindi diciamo vi dico che vi assistono prima, durante e anche dopo la vendita, ecco, anche con le email di per la manutenzione della piastra. Allora ragazze, spero che questo video comunque vi sia stato utile, vi sia piaciuto, ci siamo tenute un po' di compagnia, ho fatto vedere come gestire i capelli, che io sono impedita, poi dico io, l'azienda manda a me la piastra proprio perché sapeva che io ero impedita e quindi dice, se no, la sa utilizzare lei, la sapranno utilizzare tutti, quindi diciamo se funziona su di lei che non riesce manco a pettinarsi da sola, figurati se non funziona sugli altri, quindi ovviamente funzionando su di me, ragazze, sicuro che funziona anche su di voi. Quindi vi mando un bacio, vi ringrazio, ringrazio ovviamente l'azienda, faccio vedere il nuovo A+, che mi ha dato la possibilità di provare questa piastra e quindi diciamo di potermi diciamo immettere in questa nuova avventura con questa nuova piastra, potermi fare i capelli nel modo migliore possibile. Vi mando un bacio. Vi ringrazio perché mi seguite sempre, ovviamente. Ringrazio di nuovo nuovamente l'azienda e niente, alla prossima. Ciao ragazze!